Ben ritrovati cari amici di Extreme Hardware, parliamo sempre di lui, del nostro Terra Master F2 NAS 2. In questo video però, un video che sarà un pelino più lungo rispetto a quelli fatti in precedenza, andremo a analizzare più nel dettaglio il sistema operativo che muove questo prodotto. Parlo del TOS 2.5, ovvero il Terra Master OS, un sistema operativo che, come andremo a vedere tra poco, ha un'interfaccia grafica molto carina e user friendly, che ci ricorda in minima parte quella vista in prodotti come Synology, che abbiamo recensito più volte. Detto questo, vi lascio immediatamente all'altra parte del video, dove approfondiremo tutti i vari menu e ci rivedremo per le considerazioni finali. Bene, per accedere al nostro TOS 2.5 inseriamo l'indirizzo IP del NAS nella parte alta, nella barra degli indirizzi, scusate, del nostro browser, oppure utilizzando il software T-Cloud. Inseriamo le credenziali scelte in fase di configurazione e facciamo l'accesso. Notiamo che nella parte centrale del nostro desktop, diciamo, abbiamo le icone principali del sistema, che ci permettono di accedere a tutti i vari sottomenu. Nella parte bassa a destra abbiamo un task manager, diciamo, dove possiamo vedere varie informazioni sull'utilizzo del nostro F2 NAS 2. Abbiamo il nome del NAS, la versione del firmware, il funzionamento della parte LAN e WAN, la velocità di trasferimento dati e la capacità del disco. Abbiamo la possibilità di ridurre questa taskbar e riabilitarla cliccando sull'icona apposita nella parte alta status. Potete vedere che si abilita e si disabilita. In questa parte alta, in questa barra, troviamo accanto appunto all'icona dello status l'icona relativa alla lingua. Potete vedere che non c'è l'italiano, abbiamo l'inglese, il tedesco, il francese altre lingue. Abbiamo il menu relativo all'utente, quindi user setting, per impostare password e informazioni relative email, eccetera eccetera, oppure possiamo ovviamente spegnere il prodotto, effettuare il riavvio o il logout. Sempre nella parte alta abbiamo questa iconcina, che è un po' come quella di Windows, che ci riporta al desktop. Quando apriamo una schermata, basta premere lì e ovviamente veniamo rimandati al desktop e tutte le schermate aperte andranno nella barra delle applicazioni. Abbiamo ovviamente l'orologio e la data nella parte bassa, l'icona il logo dell'azienda e appunto queste grandi icone al centro. Andiamo a vedere subito le varie icone, partendo dal file manager. Non è altri che appunto un file manager, dove possiamo creare cartelle, uploadare o downloadare file, possiamo modificare le impostazioni delle cartelle e comunque muoverci all'interno del nostro NAS. Non staremo a vedere più nel dettaglio questa funzione perché è un semplice Explorer risorse, ecco. Poi andiamo avanti, abbiamo il Download Center, attraverso il quale possiamo abilitare il servizio di peer-to-peer e di BitTorrent. Possiamo appunto utilizzare questo prodotto per scaricare automaticamente i torrent sul NAS. Andando avanti abbiamo il control panel, che è il cuore di questo sistema operativo. Lo allarghiamo un pelo così facciamo vedere bene tutte le schermate, se ce la faccio. Va bene così, lo spostiamo un pelo. Ok, ce l'ho fatta, molto bene. Allora, nella colonna di sinistra ovviamente possiamo accedere
a tutte le icone una volta che siamo all'interno dei vari sottomenu. In general setting impostiamo nome del NAS e la porta di accesso allo stesso, data e ora. Ovviamente possiamo sincronizzare automaticamente attraverso internet l'orario, scegliere i vari fusi orari in base alla zona dove vi trovate e la lingua appunto per l'encoding dei file. Abbiamo le solite encoding, noi utilizziamo il classico UTF-8. Andiamo avanti, menu networking, ovviamente qui possiamo impostare manualmente l'indirizzo IP del nostro NAS oppure abilitare il servizio di HCP che ci permette ovviamente di configurare automaticamente l'indirizzo IP di accesso. Abbiamo altri parametri che possiamo andare a toccare, quindi come gli MTU, appunto il DHCP e funzioni di Wi-Fi e di DNS. Andando avanti, troviamo il sottomenu relativo all'hardware. In questo caso non è altro che un menu riguardante la velocità di rotazione della ventola posta sul retro. Possiamo decidere se tenere la ventola al minimo, a velocità media alta, ovviamente più aumentano i giri e più rumore farà il prodotto, oppure abilitare lo smart fan che gestisce automaticamente la velocità della ventola. Startup task non è nient'altro che un menu dove possiamo scegliere quali servizi abilitare in fase di accensione del prodotto. Abilitando questi servizi, ovviamente il sistema, una volta che sarà avviato, renderà disponibile l'accesso delle varie funzioni relative appunto a questi servizi, come il database MySQL, il protocollo Samba, NFS e quant'altri. Nella schermata security abbiamo impostazioni relative all'SSL, giusto, e al certificato .SSL. Possiamo downloadare i certificati, generare certificato, eccetera, eccetera, comunque tutto relativo alla sicurezza. In notification possiamo ricevere le email di notifica su eventuali errori o comunque un utilizzo non consono del prodotto. Possiamo inserire appunto l'indirizzo email e il server di uscita relativo al nostro provider e ricevere appunto le email di notifica. Abbiamo il menu Power Setting, dove possiamo appunto riavviare o spegnere in maniera brutale il nostro prodotto. Possiamo abilitare o disabilitare il buzzer, che non è nient'altro che il beep, l'altoparlante all'interno del nostro NAS. Io ovviamente consiglio di tenerlo attivo perché in caso di malfunzionamenti può esserci utile un richiamo sonoro. Cosa fare quando la corrente torna? Nel caso saltasse la corrente, cosa fare quando il NAS viene di nuovo raggiunto dalla corrente? Noi in questo caso di default c'è l'opzione selezionata, ovvero quella di tenere il prodotto spento, oppure possiamo scegliere se farlo avviare automaticamente una volta che la corrente è tornata. Possiamo anche ovviamente impostare uno spegnimento programmato attraverso questa funzione. In System Log ovviamente abbiamo il log, quindi la memoria di tutti gli avvenimenti all'interno che accadono prodotti dal nostro NAS. Abbiamo appunto l'event log, il connection log, ovviamente relativo ai vari login, eccetera, eccetera, e lo status degli utenti online, quali utenti ci sono online, in questo caso ovviamente solo admin, eccetera, eccetera. Possiamo ovviamente aggiornare il sistema scaricando il firmware aggiornato direttamente dal
in maniera automatica dal nostro sistema operativo oppure caricandolo dal nostro computer in caso l'avessimo scaricato dal sito internet. Abbiamo poi ovviamente il menu relativo al reset completo delle impostazioni di sistema. Abbiamo appunto un restore to factory che ci permette appunto di far tornare il nostro NAS e tutte le varie impostazioni come quando è stato acquistato. Nel menu Authority Setting troviamo tutti quei sottomenu relativi agli utenti, ai gruppi utente, le quote per l'utilizzo del disco e le cartelle condivise. Scusate, nel menu utenti ovviamente possiamo creare utenti, rimuoverli e garantirgli accessi, privilegi e quant'altro. Stessa cosa per quanto riguarda i gruppi utenti. Abbiamo un gruppo ovviamente degli amministratori e quello degli altri utenti, shared folders che appunto ci permette la creazione di cartelle e la condivisione delle stesse. Possiamo decidere con chi condividere queste cartelle, se permettere a un sistema collegato in rete tipo Windows, eccetera, eccetera, di poter effettuare l'accesso e quant'altro. Ovviamente poi abbiamo il sottomenu quote, possiamo ovviamente destinare una parte del disco, suddividere il disco per ogni utente e destinare solo una fetta di questo disco, una fetta che decidiamo noi ovviamente, per ogni utente. Il network service. Altro aspetto importante per un NAS, per qualsiasi NAS, non solo questo in particolare, possiamo abilitare e disabilitare i vari servizi di accesso al sistema. Abbiamo il servizio Samba che ci permette di rilevare il sistema su una rete composta da PC aventi Windows. Abbiamo poi l'Apple Networking che non è nient'altro che l'abilitazione dell'ANP, l'NFS per utilizzare appunto questo protocollo, questo servizio, il protocollo FTP per accedere al sistema tramite appunto la porta FTP, Telnet, SNMP setup, web server per ospitare un sito web all'interno del nostro sistema. Questo è un aspetto che non tutti i NAS propongono, soprattutto NAS su questa fascia di prezzo. Sono veramente pochi quelli che permettono di ospitare un sito internet all'interno del NAS stesso. Abbiamo poi il sottomenu Discovery Service che ci permette di abilitare il protocollo OPNP e Bonjour, dove possiamo abilitare tutte le varie altre i vari altri servizi. Il menu Application ci permette di utilizzare altre funzioni, quindi ad esempio l'iTunes Server, possiamo utilizzare il nostro NAS come storage di file multimediali, utilizzare iTunes per leggerli. L'iTunes sul nostro computer lo possiamo configurare in modo che legga direttamente i file all'interno del nostro NAS. Poi abbiamo ovviamente la possibilità, ospitando un sito internet, di ospitare anche un database, altra funzione che non tutti i NAS di questa fascia di prezzo permettono, quindi abilitiamo, se dovesse servirci questa funzione, il MySQL Server e UPnP Media Server, che ci permette appunto di trasformare o comunque di utilizzare il nostro F2 NAS2 come storage per i nostri file multimediali e abilitare l'accesso ai vari prodotti come televisioni, smart TV ed altri sistemi, console e quant'altro, per effettuare appunto l'accesso e leggere i file multimediali. L'ultima categoria è il Download Station, attraverso il quale, come abbiamo già visto, possiamo
scaricare i nostri file torrent, i nostri file da BitTorrent direttamente all'interno del nostro F2 NAS 2. Andiamo avanti con lo Storage Manager, altro menu estremamente importante dove possiamo gestire tutta la parte relativa appunto al disco. Abbiamo l'icona e il menu Hard Disk Information attraverso la quale possiamo rilevare le varie informazioni sui dischi installati, quindi capacità, modello e utilizzare la funzione Smart per vedere se vi sono errori sui dischi. Possiamo abilitare ovviamente le funzioni RAID, quindi creare volumi con i due dischi installati all'interno. Possiamo utilizzare single disk, quindi separati, RAID 1 in mirroring, in striping con lo RAID 0 oppure il JBOD lineare. Ovviamente possiamo modificare, cancellare e creare nuovi volumi, ovviamente perdendo però i dati registrati sopra. Andando avanti possiamo encriptare, quindi aggiungere una chiave di sicurezza ai nostri file. Questo ovviamente rallenterà il trasferimento, la velocità di trasferimento dei nostri file una volta in upload e in download, però sicuramente sarà più sicuro, i dati saranno criptati, quindi saranno più sicuri. È un'altra funzione che non tutti i NAS su questa fascia di prezzo propongono, ecco. Abbiamo poi il menu relativo all'ISCSI, possiamo abilitarlo e renderlo target. E poi la possibilità di utilizzare sempre per dei client, cioè farlo diventare un client ISCSI o ISCSI, chiamatelo come volete, e appunto creare un disco virtuale per questa funzione. Poi abbiamo un'altra categoria che è l'external device, che ci permette appunto di vedere le informazioni relative a eventuali hard disk esterni o chiavette USB che inserirete appunto nell'unica porta USB 2.0 presente nel nostro F2 NAS 2. Andando avanti abbiamo la funzione di backup, il menu relativo alle funzioni di backup. Possiamo abilitarle l'AirSync server, quindi una sincronizzazione da remoto per questo sistema, utilizzarlo attraverso l'AirSync backup, utilizzare questo sistema col Time Machine con OS X e quindi utilizzarlo con i vari sistemi Apple. Abbiamo la backup list e ci dà anche la possibilità di effettuare il backup di alcune cartelle scusate in inglese, verso device esterni. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo la possibilità di effettuare l'accesso al T-Cloud, bisogna ovviamente registrarsi e attraverso questa funzione possiamo avere dello spazio di storage online, appunto un cloud, che è uno spazio che viene riservato appunto agli utenti da Terra Master. System status, abbiamo le varie informazioni relative all'hardware, quindi l'utilizzo della CPU, della memoria, la temperatura interna della CPU e dei vari device, la velocità della ventola. Poi abbiamo application status, che invece ci permette di dare uno sguardo veloce ai servizi attivi e ai servizi non attivi del sistema. Come potete vedere, appunto Samba per esempio è attivo e l'Apple Networking non è attivo. È molto semplice, è un menu a semafori, quindi verde è attivo, rosso non attivo. Abbiamo per ultimo il resource monitor, che è sempre molto utile perché ci permette appunto di vedere l'utilizzo della CPU, della memoria, l'utilizzo dei vari dischi, tutto fatto attraverso grafici,
l'utilizzo della banda e tutto l'elenco dei vari processi attivi e con anche il P del process ID relativo ad ogni processo. Detto questo, il sistema operativo è questo. Ah, ultima, scusate, non l'avevo vista. L'ultima icona è relativa all'help. Abbiamo le frequently asked question relative al prodotto, informazioni relative alla garanzia. Detto questo, il sistema è finito. Bene, è giunto il momento delle considerazioni di questo sistema operativo. Beh, cosa possiamo dire? Un sistema operativo sicuramente di bell'aspetto, facile da gestire e user friendly. I punti negativi sono il fatto che non c'è l'italiano, dobbiamo abituarci all'utilizzo dell'inglese o di un'altra lingua tra quelle disponibili che voi conosciate, però anche in questo caso, anche nell'utilizzo dell'inglese, a volte abbiamo dei menu o comunque degli avvisi scritti in cinese e questo sicuramente non facilita l'utente. A parte questo, come dicevo all'inizio del video, ricorda un po' i sistemi operativi visti, soprattutto i primi di Synology e anche quello di Asustor, ricorda vagamente anche quello di Asustor. Non abbiamo molte applicazioni installabili, però i servizi non sono pochissimi, sicuramente è un sistema operativo migliore sotto il nostro punto di vista rispetto a quanto visto per esempio dai prodotti Buffalo che sono nel campo da più tempo rispetto a questa azienda. Il giudizio finale diciamo che è positivo, ecco. Stiamo parlando di un prodotto che tocca i 120 euro tra i 100 e i 120 euro online, quindi il numero dei servizi, le possibilità che il sistema operativo ci mette a disposizione non sono poche. Detto questo, vi consiglio, o comunque vi chiedo di lasciare un commento a questo video nella parte apposita della pagina. Seguiteci anche sul nostro sito extremehardware.com, su Facebook e su tutte le piattaforme social che preferite. Detto questo, da Angelo e da redazione è tutto, un saluto, ciao ciao!